A Striscia la Notizia si continua a parlare dell'Isola dei Famosi 2018. Nella puntata trasmessa giovedì 5 aprile, Valerio Staffelli ha intervistato Lele Mora, che ha criticato aspramente il reality. L'ex agente dei VIP ha dichiarato: "Secondo me non è l'Isola dei Famosi, ma degli sconosciuti. Di famosi ce ne sono proprio pochi. Un'isola strana, senza sostanza, con tante cattiverie. Tanto fumo e niente arrosto." Lele Mora ha continuato il suo racconto ricordando quando seguiva molto da vicino il reality. "Io l'isola l'ho creata a tavolino, c'era Antonio Marano, Ilaria Calatano e Lele Mora. L'avventura aveva un passo in più senza nulla togliere alla conduzione della Marcuzzi, che a volte non sa dove orientarsi. Vedo un'isola spenta, spenta dai contenuti, dalla gente che c'è e che pensa solo a fare truffette di qua e di là. Ma ricordiamoci che nell'isola c'è sempre dietro qualcosa. I telespettatori non possono saperlo perché ci sono cose che sono fatte e poi non vengono montate perché non fanno bene alla televisione. Poi magari qualcuno si fa qualche cannone e non possiamo dirlo. Diciamo che prima c'era molta più attenzione a queste cose." Valerio Staffelli, allora, ha chiesto a Lele Mora: "C'era la droga nelle tue isole?" L'uomo ha replicato: "La droga forse è arrivata qualche volta, ma Simona è stata molto attenta a occhi per lei. E quelli che ce l'avevano sono stati eliminati in tronco e non sono neanche più stati ammessi in trasmissione dopo. Il Cannagate? Forse la povera Avenger è diventata quella che ormai è presa di mira. La conosco, è una brava ragazza, una donna onesta e sincera, e credo che quello che ha detto sia la pura verità. Francesco Monte so che le canne se le fa, se le faceva, non lo so, non voglio magari accusarlo di cose, e so per certo e se dico che so, lo so." Lele Mora non sta apprezzando particolarmente il modo in cui Alessia Marcuzzi si sta occupando della conduzione del reality. In particolare, ha criticato il fatto che si sia scagliata contro Avenger. "Non è giusto che una conduttrice perda le staffe così, una conduttrice deve rimanere e non farsi ingrossare le vene, e temevo le venisse un infarto quella sera. La D'Urso non avrebbe fatto così, si sarebbe fatta una bella risata. Non era un atteggiamento da padrona di casa. Un conduttore deve gestire le cose difficili e avere la proprietà del palcoscenico, quello che purtroppo quest'anno non c'è. A casa ci sono le persone che ti guardano e che credono a quello che dici, a quello che esponi." Infine, ha ribadito che in passato ha acquistato voti per far vincere i personaggi che rappresentava. "Io pilotavo un pochino l'isola sulle votazioni. Allora c'erano i call center e compravo un po' di voti. L'ho sempre detto. Se tu spendevi 20, 30, 40, 50, 100.000 lire, allora c'era la lira e il tuo assistito ti portava a casa poi tanti soldi. Io andavo dietro le quinte dell'isola e c'erano dei computer che mostravano le telefonate, quello che arrivava, allora io chiamavo e dicevo dateci dentro e andiamo alla fine. Chi se ne frega.